Bitcoin, cosa ne pensa a vivere di rendita dei Bitcoin? Bella domanda, bravo. Cercherò di essere il più onesto possibile perché io devo rispondervi in maniera soggettiva a questa domanda. Bene, purtroppo alla mia anagrafe non ho ancora 40 anni e vivo sia di rendita che anche un reddito da lavoro e io ho bisogno di incrementare le rendite. Per guadagnare di più e cercare di risparmiare di più, quindi anche per quello sono molto attento alla gestione, al money management più che. Quindi sono poco concentrato nella crescita del capitale, nel senso ho investito anch'io nel VUG, nel Vanguard Growth, o in azioni tecnologiche, o in quelle in NextEra Energy, in, come si chiama, le green, le rinnovabili, per carità. Però sono personalmente molto più alla ricerca del fixed income piuttosto che del growth. Ho avuto le growth stock, ma le ho vendute. Ho avuto quindi il Bitcoin è stessa cosa. Ho avuto una buona parte investita, una percentuale tra il 3 e il 5% del patrimonio nel lontano 2017. Ho ritirato la parte investita, non ci sono diventato ricco. Ho fatto una piccola performance, entravo, uscivo dal mercato, anche mi accontentavo del 5%. E mi sono rimasti solo Ethereum, a dire la verità. Forse le prime quattro cripto le avevo tutte, ma i Bitcoin li ho ripuliti quando erano arrivati a 15.000 l'anno scorso, prima di poi scendere. Quindi è una domanda a cui io vi darei una risposta troppo soggettiva. Ti direi, a me non mi interessano perché non pagano rendite, un po' come l'oro. Non ho mai investito in oro, né fisico, né finanziario, perché non fa parte della mia sfera, nella mia mappa economica. È un'esigenza mia personale per l'età, dovuta al fatto è. Quindi non ne penso male, state però attenti ai cripto buffoni che girano per la rete, cose piramidali. Vi do una dritta, se proprio volete comprarvi cripto, andate su Bitstamp, un broker affidabile, vi comprate il sottostante fisico. Date euro o dollari e prendete bitcoin, quelli sono i vostri bitcoin senza leva. State lontano dai pagliacci, dai fanfaroni, dai cripto buffoni. Quindi questo è l'unico consiglio che mi sento di dare, schemi piramidali, Tommy Poe, perché gira sta gente intorno al Bitcoin purtroppo, gli infanga il nome. È una valuta come tutte le altre, un po' ballerina, che è in fase. Se adesso ho visto il grafico prima di fare questo video, ripeto, non è un grafico che guardo tutti i giorni, vi ho parlato, ho visto il mensile, il settimanale, e il trend è rialzista, secondo Vivere di Rendita andrà un'altra volta a toccare i massimi storici, non so quando, perché se no facevo all-in fino a quel giorno, non mi interessa farlo a me personalmente. Seguite le opinioni degli altri molto più esperti di me di criptovalute, io le seguo, per carità, non è che non le seguo. Il weekend sono chiusi i mercati, anche mi diverto a guardare un po' i grafici delle cripto, anche quella di Ethereum ha un bel grafico e il trend mi sembra rialzista, non è la lira turca, quindi di conseguenza, quindi fate bene i calcoli, secondo, non essendo un asset che paga rendite, che paga dividendi, fate bene i calcoli con quanto tempo ci investite o fate un accumulo di questa criptovaluta e se può fare del bene al vostro portafogli. Va bene? Grazie e buon Bitcoin a tutti.